è partito il drone. Le componenti sono state tutte stampate con la stampante 3D. Eccolo lassù in alto che vola. È già stato sagomato per ospitare la bombola ad idrogeno, perché questo drone sarà poi convertito a propulsione di idrogeno. Eccolo in alto lì, ecco, eccolo qua che passa qui, eccolo. Naturalmente sono prototipi necessari allo sviluppo della tecnologia. Questo ancora è pilotato da remoto, però lo sviluppo è la guida automatica. Eccolo, quello che vola, vola, fa le sue esibizioni, adesso sta virando, eccolo lassù. Questo è il futuro. Naturalmente abbiamo già parlato in un'altra occasione di droni taxi, quindi il trasporto delle persone in automatico, con guida automatica, per percorsi fino a 300 km. Quindi abbiamo anche detto che all'aeroporto di Alessandria, proprio per la sua ubicazione, si presterebbe anche a diventare una sede molto molto vantaggiosa. Eccolo qui, eccolo qui. Il decollo è stato a catapulta per evitare inconvenienti. Ora ci mettiamo in volo automatico. Adesso sta dicendo l'operatore che il drone volerà in automatico, quindi senza la guida da remoto. Vuol dire che secondo le impostazioni adesso è in automatico, sta dicendo. Secondo le impostazioni lontanissimo. Ecco, questo è uno spaccato di quello che potrebbe essere un'evoluzione molto rapida di questo tipo di mezzi. Interrompiamo qui e poi riprenderemo con l'esibizione di un altro drone.